In limbo ancora i Radiohead con il loro quarto album da studio, Kid A del 2000. Stiamo ascoltando questo disco scelto per voi dalla redazione di Musica 3 e parliamo di musei e anzi di una comunità al museo, titolo della serata che questa sera si svolgerà a Lacedonia in provincia di Avellino in piazza Francesco De Sanctis, evento dedicato alla fotografia etnografica di Frank Kanchan, che fa parte appunto del patrimonio del MAVI, il museo antropologico visivo irpino inaugurato nel 2017. Una storia di un incontro appunto tra un autore statunitense e una comunità rurale colta nel momento proprio di passaggio, non soltanto di quella comunità ma dell'intera Italia, appunto da una dimensione rurale ad una dimensione industriale e post-industriale, che è stato raccontato nel documentario 5x7, Il paese in una scatola, di Michele Citoni, che ci ha raggiunto al telefono e che ringrazio e saluto. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito. Grazie per essere con noi, Citoni. Allora, di che incontro si tratta appunto e qual è lo sguardo di Frank Kanchan rispetto appunto alla comunità attraverso la fotografia? Una storia nata anche un po' per caso. Sì, è vero. Il caso ha svolto un ruolo importante in questa storia, perché in effetti queste fotografie, che furono scattate da un giovanissimo 22enne, studente appena laureato in filosofia statunitense, Frank Kanchan, furono scattate in questo borgo rurale del sud, dove Kanchan fu indirizzato da Tullio Tentori, un antropologo che all'epoca dirigeva il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari a Roma. E insomma, grazie a una borsa Fulbright che veniva utilizzata tuttora per gli scambi tra Italia e Stati Uniti e gli altri paesi del dopoguerra, Kanchan venne a Lacedonia e scattò, avendo alle spalle un'esperienza di fotografo solida, diciamo, dal punto di vista quantitativo ma da autodidatta, scattò 1801 fotografie in questa comunità, facendone un ritratto molto completo e molto perspicuo. Però queste fotografie sono rimaste chiuse in una scatola sostanzialmente per 60 anni, perché in seguito Kanchan, anche sulla scorta di questa esperienza, diventò antropologo accademico, però si dedicò a un'antropologia diversa, non principalmente a un'antropologia visuale come quella delle fotografie, ma a un'antropologia economica e quantitativa, e mise un po' da parte questa sua grande passione per la fotografia, che all'epoca nell'accademia non si incontrava facilmente con l'idea di scientificità delle ricerche antropologiche che allora prevaleva. E poi, quando andò in pensione, tirò fuori, cominciò timidamente a pubblicare queste foto in un sito web che aveva tirato fuori da questa scatola, e furono viste per caso da una persona, la moglie di un lacedoniese, il quale riconobbe la suocera letta in una di queste fotografie, e da qui nacque poi un nuovo incontro della comunità di Lacedonia con Frank Kanchan, che nel 2017 ha fatto un atto di straordinaria generosità, cioè una restituzione completa, totale. Restituzione è il termine che si usa nella ricerca antropologica. In realtà è una donazione che è un po' togliersi, come dire, quasi una parte del corpo. Insomma, lui ha donato i negativi e le note di campo originali che realizzò nel 1957, in quei sei mesi di permanenza a Lacedonia, alla comunità. La comunità ne ha riconosciuto il grandissimo valore, in particolare la prologo locale, la prologo Gino Chicone, che ha con questo fondo fotografico straordinario ha aperto un piccolo museo, il MAVI, in collaborazione con un'associazione sempre locale che si chiama La Pilarte, e con una sensibilità, incontrando la sensibilità dell'amministrazione comunale, che ha investito un po' su questa idea, che anche l'idea di poter fare attraverso la cultura uno scatto in avanti in una comunità, come sapete, diciamo, come tutti i piccoli paesi di tutto l'arco dell'Appennino centro-meridionale, ma in generale le cosiddette aree interne, soffre molto per i processi di spopolamento, di deperimento dei servizi e di negazione dell'accesso ai diritti minimi di cittadinanza, da cui nasce addirittura una politica pubblica, che è la Strategia Nazionale per le Aree Interne, che
il tentativo di introdurre elementi di riequilibrio in questo. Ecco, le voglio chiedere, Michele Cidoni, perché lei ha avuto modo di documentare questo momento particolare appunto della donazione, della restituzione di Can Chan di immagini che fanno parte della storia di questa comunità. Ecco, significa per chi ha riconosciuto non soltanto i luoghi ma anche membri della propria famiglia un modo inedito di guardarsi allo specchio in qualche modo, perché si tratta di uno sguardo preciso di un antropologo, sicuramente colto in un momento particolare, quello dell'inizio della propria professione, ma soprattutto di uno sguardo estremamente vasto, perché si tratta di 1800 fotografie. Ecco, questo guardarsi allo specchio, riuscire a confrontarsi con il passato, che cosa ha significato per la comunità irpina? Dunque, questa è una cosa importante, anche se bisogna dire è tutt'oggi in costruzione. Diciamo, il museo in questo momento ha una forte proiezione verso l'esterno, con una divulgazione di questo patrimonio di fronte a una platea molto ampia, nazionale, addirittura internazionale, ma è ancora molto in cantiere, diciamo, come costruzione di esperienza comunitaria. Però già l'esperienza di moltissimi nel riconoscere i propri parenti e le forme di vita che hanno conosciuto da giovani, da ragazzi o da bambini, è stata già questa una cosa di un impatto fortissimo. Queste fotografie devono essere lette con la complessità con cui sono state pensate, perché offrono veramente, sono uno sguardo non usuale da un punto di vista della rappresentazione del mezzogiorno rurale italiano, che non si esaurisce in queste foto. Ci sono molti altri esempi. C'è stato un grande movimento di ricercatori sociali ai quali si è associata anche una produzione di immagini nell'immediato dopoguerra fino agli anni 60, verso il sud, interno, no? Che ha prodotto anche, come dicevo appunto, delle fotografie. Qui c'è da rilevare che Can Chan, pur nella sua approccio ancora acerbo come antropologo, perché in realtà di fatto non l'era ancora, aveva una unica esperienza di terreno fatta qualche anno prima con gli Apache dell'Arizona, ma non aveva intrapreso gli studi specialistici in antropologia, che cosa che farà subito dopo andando ad Harvard a prendere un PhD. Ha una sensibilità etnografica spiccatissima e soprattutto una impostazione che è piuttosto innovativa, perché non si vede, non c'è la rappresentazione, non c'è una centratura a cui siamo abituati sulle forme, sugli arcaismi, anche se c'è grande c'è molta rappresentazione in queste fotografie della religiosità popolare. Non c'è la rappresentazione di una società rurale unidimensionale e statica, ma lo sguardo sulle stratificazioni sociali, lo sguardo sui mutamenti che arrivano, sui consumi di massa che si affacciano anche in un piccolo paese del sud, che a cui si associano molte speranze di riscatto, che poi in gran parte saranno tradite, ma questo è un altro discorso, Quindi queste fotografie ci danno lo spunto per osservare i territori superando gli stereotipi, e sono quindi al contempo un momento di autoriconoscimento di una comunità in questo suo passato recente, ma in realtà così lontano per molti aspetti. Dall'altro, un'occasione per riflettere criticamente sulle forme della rappresentazione in una società in cui siamo immersi nell'immagine, ma in cui penetriamo poco criticamente nei suoi meccanismi, no, e nella sua etica, nella sua estetica. Quindi veramente questo è un piccolo museo in un piccolo paese aggrappato al paesaggio, a rischio di scomparsa dallo spopolamento, potrebbe potenzialmente diventare un centro di elaborazione culturale molto importante. Noi speriamo che lo sia. Il film è un contributo a raccontare questa storia, e da una parte facendo vedere alcune di queste fotografie è un primo approccio divulgativo a questo patrimonio. Dall'altro è un modo anche appunto per raccontare il forte legame affettivo tra lo studioso e la comunità in cui si è immerso, e il processo che ha portato una comunità a riconoscere in queste foto un patrimonio. Stante che
fotografare è sempre un atto non neutrale, abbiamo superato ogni impostazione positivistica, diciamo, su questo. Stante che guardare una fotografia, specie a 60 anni di distanza, non garantisce un accesso alla verità. Tante che poi, ancora di più, esporre fotografie introduce un ulteriore elemento di complessità, perché è sempre anch'esso un atto arbitrario che si innesta sull'arbitrio di chi fotografava. Una cosa corretta e intelligente da fare è mostrare il processo, mostrare dentro la scatola. E questo avverrà questa sera, appunto, in una iniziativa intitolata Una comunità al museo, non solo la visione di 5x7, il paese in una scatola, di Michele Citoni, che ringrazio e saluto, ma anche la possibilità di entrare a contatto con le fotografie di Cancian al centro, appunto, di questo museo irpino. Noi lasciamo ora la linea al GR e con Fahrenheit ci ritroviamo tra pochissimo.